infatti sul telo di Gandino è stata affidata al gruppo di lavoro dell'Enea che da tanti anni si sta impegnando sul tema e della conservazione della sindone e della formazione dell'immagine che bisogna tenere presente, sono due temi strettamente legati. Il lino della Val Gandino l'abbiamo analizzato tramite spettroscopia Raman e abbiamo riscontrato che c'è una quantità di lignina che è nettamente inferiore rispetto alla lignina che si trova nei lini moderni. Dato che il lino della Val Gandino è stato realizzato partendo da semi piuttosto antichi, questo può dare un'indicazione che i tessuti di lino più antichi contenessero meno lignina dei tessuti di lino attuali. Quindi in qualche modo la lignina è considerata una molecola che può contribuire all'invecchiamento della più o meno accelerato della cellulosa. Però questo non ha a che fare con l'immagine in quanto tale, ha a che fare con il telo in generale. Innanzitutto dobbiamo distinguere l'impronta corporea dalle impronte dei decalchi di sangue che contengono ancora particelle e tracce di sangue. E si tratta di sangue perché sono state misurate alcune componenti di queste macchie rossastre che contengono emoglobina, contengono bilirubina, contengono albumina siero. L'impronta invece è dovuta ad una ossidazione disidratante delle fibrille superficialissime del lino. Estremamente superficiale, si parla di un quinto di millesimo di millimetro. È uno spessore talmente sottile che è difficile da immaginare. Uno spessore così sottile è praticamente impossibile da ottenere con un disegno, con un dipinto, con una strinatura da un oggetto caldo. Tutto il telo è invecchiato perché stiamo parlando di un telo estremamente antico, ma in corrispondenza dell'immagine è come se fosse invecchiato di più, quindi fosse ancora più giallo, una sorta di invecchiamento accelerato del telo. All'interno del filo, se lo sezioniamo, non penetra questa ossidazione, pertanto l'immagine non è visibile sul retro della sindone, mentre sono visibili i decalchi dei coaguli di sangue che hanno evidentemente intriso e attraversato il tessuto. Bisogna ricordare che attualmente non c'è una tecnica che riesca a riprodurre tutte le caratteristiche dell'immagine sindonica, ma una delle caratteristiche che ci aveva colpito è che l'immagine c'è, sia pure attenuata, anche nelle zone non a contatto di un ipotetico cadavere che è stato coperto dal lino, perché ovviamente la punta del naso era a contatto, ma il labbro inferiore no. Ecco, quindi come fa l'immagine a essersi trasferita se non c'era un contatto? Uno dei modi per colorare un lino a distanza è utilizzare luce ultravioletta. La luce laser si trasmette a distanza, è un'energia che attraversa l'aria fino ad arrivare al tessuto che si vuole in qualche maniera modificare a livello superficiale. Non solo, ma la luce ultravioletta è capace di modificare le caratteristiche del lino su spessori estremamente sottili. Quindi queste due note, diciamo, da una parte la necessità di avere un effetto a distanza e dall'altra che l'effetto fosse estremamente superficiale, ci hanno fatto pensare che la luce ultravioletta poteva essere un buono strumento per verificare se era possibile generare una immagine similsindonica. E così è stato. Ci abbiamo lavorato per anni, ma alla fine abbiamo ottenuto su piccole superfici di circa 1-2 cm quadrati una colorazione. Questo dimostra che si può lavorare su un oggetto
come la sindone in maniera strettamente scientifica. Ma gli studi da svolgere sono praticamente infiniti. Ovviamente le persone vogliono avere una risposta. Quanti anni ha la sindone? Vogliono avere una risposta. Come è possibile produrre un'immagine simile a quella della sindone? È possibile che sia stata fatta nel Medioevo? Ci vuole una risposta. Questo richiede delle analisi di tipo puntuale. E quindi bisogna avere la sindone a disposizione. Le misure a Radio Carbonio sono state effettuate nel 1988 utilizzando un apparato molto complesso che si chiama AMS, il quale era in qualche modo agli albori della sua vita scientifica. L'analisi statistica robusta che è stata effettuata recentemente a partire dal 2010 dei risultati del 1988 mostra che presi separatamente le tre misure dei tre laboratori è come se appartenessero a lini diversi fra loro, quindi poco compatibili le une con le altre. Ogni analisi che si fa su un qualunque oggetto, non necessariamente la sindone, ogni scoperta scientifica è valida fino a prova contraria ed è stata ottenuta al meglio delle nostre conoscenze. Con questa definizione si capisce che ogni scoperta non è mai definitiva, in nessun caso. Io non posso come scienziato dare una risposta definitiva su nulla. Posso dire ho ottenuto questo risultato, per me è valido, in futuro altri colleghi stabiliranno se quel risultato è valido o se deve essere modificato. La scienza evolve correggendo dei precedenti errori, quindi da questo punto di vista io mi sentirei di censurare questo atteggiamento deterministico dei colleghi che hanno fatto la misura della radiotrazione della sindone e che hanno scritto queste cose su quell'articolo. Io non l'avrei mai scritta.